Passo il microfono a Marco Lombardi. Ma sì, grazie, anch'io ringrazio tutti voi di essere venuti qui e di aver sfidato il caldo e la calura di questi giorni e tutti i volontari che ci consentono di fare questi dibattiti. Ma secondo me il periodo congressuale è sempre un momento molto importante per il nostro partito, in cui noi dovremmo rivendicare con orgoglio, visto che siamo l'ultimo partito rimasto, e questo credo che sia un valore importante per la democrazia, che i congressi sono il momento nei quali c'è un confronto diretto, democratico, con gli iscritti e con gli elettori, che è fondamentale. Noi lo ritenevamo anche due anni e mezzo fa, che fosse fondamentale, perché se noi non diamo la parola ai nostri iscritti e ai nostri elettori, se non gli chiediamo, se non li facciamo partecipare, poi facciamo fatica a spiegare qual è il senso della tessera, cioè dell'appartenenza a un partito. E penso che allora si è persa un'occasione, e adesso che i termini dello statuto ci consegnano questa occasione, dobbiamo avere la responsabilità di impostarlo per bene un dibattito congressuale. Io penso che dividersi tra diverse opinioni non sia affatto un dramma. La democrazia si fa con il confronto. L'importante è che il confronto sia leale, rispettoso e sia basato su delle idee, delle proposte e dei contenuti. Tutti quelli che in questi giorni dichiarano ci vogliono i contenuti, mi fanno venire in mente quel film di Fellini in cui dice ci vuole una donna. Non è che basta evocarli i contenuti, bisogna praticarli, bisogna predicarli e praticarli e metterli in campo. Io penso che da questo punto di vista, quando si apre una stagione congressuale, bisogna partire da un giudizio su ciò che è stato in questi due anni e mezzo questa segreteria provinciale. Io l'ho detto anche oggi sulla stampa, non credo che sia opportuno andare alla ricerca di capri espiatori, nessuno vuole fare questo. Però credo anche che ci debba essere il momento dell'autocritica e di un giudizio su ciò che è andato bene e ciò che è andato male. Io penso che per esempio sul tema del tesseramento si sia lavorato bene, perché ci sia stata una sostanziale tenuta, un consolidamento degli iscritti di fronte a un periodo che poteva portare anche a un'emorragia, penso soprattutto a sinistra. Penso che sul tema delle feste dell'unità si sia lavorato bene, e il fatto che queste feste si siano rigenerate anche qui a Casalecchio ne sono la dimostrazione, del fatto che le feste continuano ad essere un momento importante di festa di comunità. Penso che la posizione tenuta di sostegno all'amministrazione, e qui credo che su questo palco c'è tutti noi, siamo stati impegnati in prima persona nel sostenere l'elezione, sia stata una posizione corretta, perché quando un sindaco ha amministrato bene in un primo mandato bisogna sostenerlo, perché è sempre più difficile essere rieletti al secondo mandato. Questo è un dato che ci consegnano le elezioni amministrative e che noi troppo spesso sottovalutiamo. Però penso anche che ci siano delle cose che non siano andate bene, e credo che sia nostro diritto interpretare anche la parte critica del nostro popolo, che ci chiede di dare espressione a quel malcontento, a quel sentimento diffuso di difficoltà. La prima critica che io ho sempre mosso a questa segreteria è stata un certo immobilismo, una sorta di silenzio prolungato. Partito significa prendere parte. Un partito deve avere il coraggio di prendere parte, soprattutto quando ci sono opinioni diverse. Se noi non vogliamo mai prendere parte per non scontentare qualcuno, finisce che alla fine scontentiamo tutti. Guardate quello che è successo oggi. Un sindaco del PD di Codigoro ha affermato che sostanzialmente era una provocazione, poi ha corretto dicendo che era una provocazione, che bisognerebbe dare una leva fiscale di svantaggio a chi accoglie i profughi sul nostro territorio. Io ho sentito la voce del segretario regionale, ho sentito la voce del segretario nazionale, ho sentito la voce di Luca, mi è mancata purtroppo la voce del segretario provinciale. E io non voglio che questo sia un modo attraverso il quale noi non affrontiamo un tema che comunque ci abbiamo davanti, comunque è complesso, comunque è difficile. Io penso anche che un altro tema sul quale si debba lavorare di più sia una forma di accessibilità per cui nessuno si può sentire ospite in casa propria. La cosa bella di un partito, di un nostro partito, è che nessuno deve sentirsi ospite in casa propria, neanche quando ha uno spirito critico, perché è sempre costruttivo, perché è sempre uno spirito di comunità. E queste feste lo dimostrano, perché danno pluralità di dibattito, di confronto interno a tutti.
e dire dividerci tra renziani e orlandiani, dividerci tra quelli della prima, quelli della seconda, quelli dell'ultima ora, io non vorrei che fosse un alibi per poi non prendere posizione sui contenuti. Questo noi dobbiamo evitarlo, perché un confronto serio invece si fa a partire dalle posizioni che vengono prese sui contenuti. E allora la rigenerazione, che prima veniva citata prima, secondo me la si fa utilizzando un concetto chiave, che è quello della sintonia. Questo partito di Bologna ha bisogno di ritrovare una sintonia con il partito nazionale, anche in uno spirito critico, anche in uno spirito costruttivo, ma in uno spirito che sia di sintonia, non di non belligeranza. E ricordiamoci che la battaglia referendaria è stata vinta soprattutto per l'impegno di quei volontari, dei comitati per il sì, che hanno fatto davvero tanto per sostenere la battaglia del referendum e che andavano ricoinvolti. Penso che la sintonia vada ritrovata anche e soprattutto con le amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali del territorio, come giustamente ci dicevano prima Luca e Francesco, in un'ottica di un partito metropolitano che dobbiamo costruire dal basso e non semplicemente dall'alto con un tratto di norma. E io sono stanco di vedere delle scene come quelle che è successa lunedì a margine del Consiglio Comunale, in cui una parte del gruppo consigliare del PD è spaccata rispetto al sindaco o chiede le dimissioni del candidato. Adesso scusatemi se sono qui, ma se andassimo tutti davanti a questa logica avremmo dovuto chiedere anche le dimissioni del ministro della giustizia nel momento in cui si è candidato segretario del partito, e non l'abbiamo chiesto perché quello era sbagliato, così come è sbagliato oggi chiedere questo, perché tutti devono avere diritto di esprimere la loro posizione in campo. E poi, terzo e ultimo, una sintonia deve avvenire con i nostri parlamentari. I nostri parlamentari sono la più bella forza e risorsa insieme agli amministratori che noi abbiamo. Quante volte abbiamo fatto iniziative nei circoli, anche qui a Casalecchio, in giro per parlare del testamento biologico, della legge sul dopo di noi, di tutte le cose che ha fatto questo governo. Ecco, io vorrei che i circoli fossero non chiusi, ma aperti, spalancati ai nostri parlamentari, alle associazioni, al terzo settore, perché lì diventino luoghi di elaborazione del pensiero. Perché a mio avviso un'amministrazione senza politica produce un pensiero concreto ma che rischia di essere corto, la politica senza amministrazione rischia di produrre un pensiero che invece è lungo ma è astratto. Ci vogliono tutte e due le cose insieme, politica e amministrazione, per davvero fare quello che dobbiamo fare, quello che è il compito della sinistra: riaccendere la luce dove manca, riaccendere la luce della speranza dove non c'è, e forse anche riaccendere la luce in via Rivani.